Ben ritrovati, oggi sono in Technicolor perché sono felice. Perché? Perché sono felice, punto, basta. Recensione di un romanzo, tutto maiuscolo, di un autore che io amo e del quale vi ho già parlato una volta di sicuro. E comunque è l'ultimo romanzo di Robert Harris. E adesso passo sulla pagina Amazon e vi do tutte le coordinate. Quindi, Robert Harris, Monaco. Casa editrice Mondadori, 297 pagine, 17 euro l'edizione cartacea, 9,99 quella elettronica. Prezzi e offerte sulla pagina Amazon. Allora, dato che vi ho già parlato di Robert Harris, non sto a dilungarmi. Sapete che è laureato a Cambridge, che è stato giornalista per diversi tabloid inglesi. Che è scrittore, romanziere e anche uno studioso di storia della Seconda Guerra Mondiale. Sua è stata infatti anche la famosa inchiesta che ha sbugiardato i cosiddetti diari di Hitler, che qualcuno disse essere veri diari segreti di Adolf e che in realtà lui dimostrò, documenti alla mano, che trattavasi di falsi storici. Ma andiamo al romanzo in questione, ossia Monaco. Monaco è appunto la città in cui si svolse quello che poi venne firmato come Trattato di Monaco negli ultimi giorni del settembre del 1938. Qui arrivarono, su richiesta appunto, unanime Adolf Hitler per la Germania, Mussolini col genero Galeazzo Ciano per l'Italia, il primo ministro francese Daladier e soprattutto il primo ministro inglese Neville Chamberlain. Perché si ritrovarono in quel di Monaco? Perché dovevano discutere la questione dei Sudeti. Allora, alla fine del primo conflitto mondiale, dopo il trattato di Versailles e il trattato, adesso non mi ricordo, di Saint qualcosa, adesso non mi ricordo il nome del santo, comunque, vennero tolti dei territori all'impero austro-ungarico, che ovviamente non esisteva più, e si creò la Cecoslovacchia. Però in questo territorio vennero inglobati dei territori dove vivevano popolazioni germaniche, erano appunto i tedeschi dei Sudeti. Hitler decide quindi di farsi restituire i Sudeti, vuole che le popolazioni germaniche tornino ad essere tedesche a tutti gli effetti, che quindi possono vivere in un territorio che faccia parte della Germania. Lui ha già fatto l'Anschluss dell'Austria, quindi l'annessione del territorio austriaco al blocco germanico, e vuole fare altrettanto. Ovviamente a questa cosa, cioè a questo blitz che vorrebbe fare Hitler, cioè vado, invado e prendo tutto, si contrappongono appunto Chamberlain, Daladier e, oddio, Mussolini traccheggia come suo solito. Ebbene, in questa situazione in cui vedremo appunto il frenetico lavoro di Foreign Office, ambasciate, ministri, cancellieri, si muove tutta la diplomazia. Abbiamo la storia romanzata dei due personaggi che saranno un po' la guida a questa vicenda, ossia da una parte, dalla parte inglese, avremo Hugh Leggatt. Hugh Leggatt è il terzo segretario di Neville Chamberlain. Dalla parte tedesca invece abbiamo Paul von Hartmann, che invece lavora per il Ministero degli Esteri tedesco. I due che sono personaggi mai esistiti, mentre la stragrande maggioranza delle persone citate invece sono personaggi storici realmente vissuti. Ebbene, i due avevano studiato insieme ad Oxford in gioventù e
da 6 anni non hanno più relazione, non si sentono più, non si scrivono più, perché hanno scelto due strade diverse, ossia Liget segue la politica inglese e la sua vita. E ha avuto contrasti di non poco peso con appunto il suo amico Paul, visto considerato che all'epoca in cui studiavano insieme, tornati una volta in Germania per un viaggio di piacere, si scontrarono con la realtà del nascente partito nazista, che Liget disse subito essere una cosa nefanda, ma che da parte di Paul von Hartmann poteva essere invece una cosa buona. Ecco che dopo 6 anni circa dal loro ultimo incontro, i due si ritroveranno a fare quasi fronte comune. Paul von Hartmann vorrebbe abbattere Hitler, infatti fa parte di un gruppo di congiurati che vorrebbero far insorgere parte dell'esercito contro Hitler, esautorarlo se non addirittura farlo fuori e far sì che tutta questa ambizione che Hitler nutre per allargarsi, avere nuovi territori ad Oriente, venga stroncata sul nascere. Chiederà quindi l'intervento di Liget per far arrivare a Neville Chamberlain dei documenti segreti dove sono state appunto trascritte da Hitler quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. Lì c'è scritto appunto che lui intende risolvere la questione dell'ampliamento dei territori vitali per il popolo germanico al massimo entro il 1945. Quindi nulla lo fermerà. Dopo l'Anschluss con l'Austria e il suo desiderio di riprendere i Sudeti come seconda cosa da fare sarà quello di espandersi, quindi prendendo anche la Polonia, cosa che infatti avverrà nel 1939. La storia del congresso di Monaco porterà sì ad una sospensione delle pretese di invasione lampo dei Sudeti da parte di Hitler. Sarà una cosa che si dilaterà, non ci sarà più un intervento armato vero e proprio, ma un riprendere gradualmente questo territorio. Chamberlain ritornerà in Inghilterra con una specie di accordo di amicizia firmato da Hitler, in cui si impegna a mantenere sempre e solo rapporti di buona amicizia con l'Inghilterra e dove promette anche che tra i due paesi non ci sarà più alcun conflitto militare, cosa che ovviamente verrà disattesa di lì a un anno. Ma con questo escamotage Chamberlain riuscì in una cosa. Nel momento in cui nel 1938 Hitler minacciava la presa del territorio dei Sudeti in maniera rapida, con un'invasione, carri armati e tutto, l'Inghilterra si trovava in grandissima difficoltà, non avendo riorganizzato le sue forze armate. Aveva pochissimi aerei, mezzi corazzati quasi inesistenti, insomma, dalla fine del primo conflitto mondiale l'Inghilterra non si era assolutamente ripresa dal punto di vista militare. Ecco che questo Trattato di Monaco e la conseguente lettera di, diciamo, intesa di non belligeranza tra i due paesi fece ritardare di un anno la macchina militare nazista, che si muoverà quindi nel 1939 con l'invasione della Polonia, e permetterà in questo anno all'Inghilterra di potersi riorganizzare come forza armata e quindi entrare purtroppo in guerra
sempre con immenso dolore, ma almeno con le spalle coperte. Ci sarà la creazione della RAF, di tutta una compagine militare che prevede forze di terra, di mare, di aria, tali da poter anteporre una forza, se non simile, almeno molto vicina a quella che avrà la Germania. Ovviamente, alleandosi poi la Francia e riuscendo in questo caso a far intervenire anche l'appoggio dei Dominions, che sarebbero l'Australia e tutti i territori d'oltremare dell'Inghilterra, avremo una forza maggiore contro l'asse italo-germanico. Questo farà sì che la Seconda Guerra Mondiale volgerà quindi a favore degli alleati e non certo di quel pazzo furioso di Hitler. Questo romanzo non è assolutamente un romanzo d'azione. C'è sì questa parentesi di questi personaggi di fantasia di von Hartmann e Ligat che daranno una vena un po' spionistica alla vicenda, ma è molto marginale. In realtà quello che viene esaminato con vera perizia da storiografo è tutta la vicenda che preparò il Trattato di Monaco, i giorni di questo trattato e il ritorno in patria di Neville Chamberlain. Sono stati descritti in maniera estremamente minuziosa. Perché? Perché Harris ha fatto un vero e proprio lavoro di ricerca veramente estenuante. Lui è andato a ribaltare archivi, è andato a cercare documenti, a scartabellare tra faldoni e poi ha letto decine e decine di documenti, libri, saggi sull'argomento. Tutta una bibliografia che troverete alla fine di questo romanzo che, a mio avviso, è così stimolante da un punto di vista storico che farà in molti di voi venire la voglia di approfondire i vari argomenti che vengono via via esposti in questa storia, perché il Trattato di Monaco tira in ballo appunto la questione dei Sudeti, quindi argomento da sviluppare con altre letture, andare a ritroso per vedere cosa avvenne alla fine del primo conflitto mondiale, quindi come venne ripartita quella che era la parte di Europa dell'impero austro-ungarico, come venne smembrato l'impero austro-ungarico e come vennero anche snaturate le persone che lì vivevano, perché appunto abbiamo tedeschi che diventano improvvisamente cecoslovacchi, gente che si ritrova in un paese che non sente più suo perché non fa più capo a quella che è la sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni. Insomma, anche quello è un argomento da sviluppare. E poi sviluppare quella che venne fuori in questo Trattato di Monaco, ossia l'appeasement, il pacifismo, il volere arrivare a una mediazione sempre per vie pacifiche, che viene utilizzato adesso viene utilizzato da allora in avanti questo termine, in maniera dispregiativa, perché molti giudicarono il modo di comportarsi di Chamberlain appunto un atteggiamento un po' troppo pacifista, arrendevole, ma in realtà Chamberlain voleva soltanto posporre quello che sentiva comunque inevitabile, ossia lo scoppio di un nuovo conflitto, per dare tempo all'Inghilterra di riarmarsi e potersi organizzare in maniera più preponderante nell'eventualità appunto di una guerra. Un romanzo a me molto molto a mio avviso molto interessante, perché comunque
Harris non racconta affatto. Lui è stato veramente a fare questa ricerca e l'ha messa insieme in forma di romanzo, ma comunque tutta la storia è documentata. E ripeto, sono soltanto di fantasia i personaggi di Von Hartmann e Hugh Liggett, altrimenti tutti gli altri personaggi che erano veramente presenti, ci sono anche documenti fotografici che lo attestano, e quindi è un modo di raccontare un episodio della storia contemporanea in maniera un po' meno pedantesca di quanto non possa fare un vero e proprio libro di storia. Un testo che comunque, ripeto, dà anche l'input a volere ampliare gli argomenti trattati e ad approfondirli. Quindi ve lo consiglio, anche se non è proprio un romanzo di quelli che ti prendono con la trama, il thriller, l'ansia, no, ma si snoda in maniera molto, in certi momenti anche pedantesca, ma perché questa la cosa che molti non conoscono, tutto il lavorio che c'è dietro da parte delle ambasciate, da parte dei segretari, questo lavoro di pazienza, fatto di documenti, di firme, di protocolli, ma esiste anche questo. E quindi ci sono esseri umani che fanno queste cose. Ecco, dato luce anche a queste segretarie che lavoravano giorno e notte per trascrivere a macchina ogni singolo documento, che andava fatto in triplice, quadruplice copia, quindi con queste veline, le carte carbone, le macchine per scrivere rumorosissime con questi tasti. Una cosa che oggi noi abituati con computer stampanti non riusciamo nemmeno a immaginare. Io ancora me lo ricordo quando dovevo scrivere a macchina e magari fare due copie di questa carta carbone che si spostava sempre. Mamma mia, che roba! Ebbene, è anche questa fa parte, e anche queste cose fanno parte della storia recente. Vi ripeto i termini del libro. Allora, Robert Harris, Monaco, casa editrice Mondadori, 297 pagine, 17 euro il formato cartaceo e 9,99 quello elettronico. Questo è quanto trovate sul sito di Amazon. Con questo è veramente tutto. Scusate, ma non si vede bene perché la luce è troppo sparaflesciata, ma c'è un rosa qua in fondo che spaventevole. Con questo vi saluto, vi mando un bacione e mi arrivederci a prestissimo.